Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su Alteryx. Oggi vedremo come andare ad analizzare i nostri dati. Utilizzeremo il tutorial che è già caricato sul programma nel menu Help Sample Workflow Tutorials e andremo a selezionare l'Analyzing Data. In questo tutorial andiamo a aprire un file che contiene i dati sulle transazioni e sui clienti, dopodiché andremo a suddividere in gruppi i clienti in base alle visite e in base a quanto hanno speso. E a seconda del risultato di questo raggruppamento creeremo una formula che ci dirà se il loro valore è alto oppure basso, in base a quante volte hanno visitato i negozi e a quanto hanno speso. Bene, cancelliamo tutto questo e iniziamo con il nuovo tutorial. Clicchiamo nella sezione In e Out, Input Data, andiamo a cercare il file Customer with Transaction. Ecco qui. Dato che è un file Excel, dobbiamo anche andare a selezionare quale foglio vogliamo aprire. Clicchiamo su Run e vediamo qua l'anteprima della nostra tabella. Gli strumenti che utilizzeremo nel tutorial di oggi si trovano praticamente tutti qua nella sezione Preparation, quelli blu. Abbiamo detto che vogliamo suddividere i dati in gruppi, in classi. Trasciniamo quindi il Tile Tool. Scegliamo prima di tutto il campo che vogliamo fargli analizzare. Ci vengono proposti solo visite e spend perché di tutti i campi che abbiamo qui sono gli unici che vengono visti come numeri, possono essere inseriti solo campi numerici. Prendiamo le visite e poi nel metodo di suddivisione scegliamo Smart Tile. Se clicchiamo qua sull'Help, ci viene aperta la pagina dell'Help di Alteryx in cui ci viene detto che lo Smart Tile crea dei gruppi basati sulla deviazione standard, quindi sono solo tre gruppi, 0, meno 1 e 1, 0 per i valori che rientrano nel range mediano della media, meno 1 per quelli che sono sotto la media e più 1 per quelli che invece sono sopra la media. Ritorniamo ad Alteryx, clicchiamo su Run. C'è stata fatta una suddivisione in base al numero delle visite. Ora, questo tile sequence number in realtà è una colonna che non ci serve, quindi la possiamo anche togliere utilizzando un select. E poi dobbiamo fare la stessa identica cosa però con le visite, quindi di nuovo Smart Tile, questa volta clicchiamo sul campo della spesa effettuata. E qui abbiamo il tile number 2. Di nuovo prendiamo un Select Tools. Tiriamo via il tile sequence e rinominiamo tile number come Visit G, che sta per raggruppato, e il time number 2 come spend G. Ed ecco, abbiamo qua i nostri due campi. Ora, a seconda di come è stata fatta la suddivisione in classi, vogliamo creare una formula che ci dica se sono dei clienti meritevoli oppure no. Clicchiamo sul Formula Tool, creiamo un nuovo campo, lo chiamiamo test. Dovrà essere un campo stringa perché a seconda del numero ci restituirà un'etichetta. E quello che dobbiamo fare in pratica è una funzione logica. Se il valore
delle visite e della spesa raggruppate sono maggiore di un certo tot, allora scrivimi alto, altrimenti scrivimi basso. Quindi clicchiamo qui, ci viene scritta la formula generica, torniamo nella tab variabili e andiamo a cercare qua nei campi esistenti se visit G più, possiamo scriverlo col tastierino numerico o con la tastiera, spend G è maggiore di 3, allora l'etichetta che vogliamo che venga scritta deve essere tra virgolette, scrivimi alto, altrimenti scrivimi basso. Andiamo ad andare il run. Ed ecco che qui, a seconda del valore, siamo andati ad analizzare i nostri dati decidendo quali clienti hanno un valore alto e quali invece un valore basso.